Se siete mattiniere avete più scelta. Dal martedì al sabato i pescivendoli fanesi alzano presto le saracinesche al mercato di Piazza Andrea Costa nel cuore del centro storico. Qui fino alle ore 13 è possibile trovare una incredibile varietà di prodotto ittico locale e non solo. Sogliole e canocchie, le nocche, che pescano le retine che possono pescare. Poi le volanti vanno in mare, che ci sono i sardoni, e poi vabbè, le spigole orate che sono d'allevamento, questo viene da fuori, dall'estero, sia la rage e così. Poi viene qualcosa della Croazia, tipo il merluzzo, tipo dei rospi freschi, se no tipo le triglie, che sarebbe sempre l'Adriatico della Croazia. E poi calamari, gamberi, sta roba qua. C'è una bella scelta quindi. Sì, come no. Poi il salmone, vabbè, quello della Norvegia, gli sgomberi vengono dalla Francia o dalla Spagna, chi è che sia. E a me va molto il sugo, che faccio io la mattina, ci metto un po' di tutto. Il pesce c'è, è fresco, sì, arriva fresco. Anche se adesso arriva dall'America, dopo 7 ore è qua in Italia, fanno. Con l'aereo, prima è cambiato tutto. Sì. So chiedere che cosa ha acquistato, cosa troviamo nella busta? 2 merluzzi per una signora anziana e le cozze per me. Come le cuocerà? Ah, gli faccio un po' di pomodorino, semplicissimo. In forno? No, nella padella, sì. Bene. Cosa prenderete? Delle cozze e delle triglie. Come cucinerete questo pesce? Le triglie con fritto, fritte, e le cozze invece in padella. Lo mangiate spesso d'estate? Sì, spesso mangiamo il pesce, sì. Per noi qui al mare è normale. È quasi d'obbligo. Quasi d'obbligo. E ormai da qualche anno c'è anche un altro piccolo mercatino ittico al porto di Fano dove poter acquistare il pescato della notte. Le imbarcazioni, infatti, dopo l'uscita in mare portano il loro carico direttamente in banchina. Questo, ad esempio, è il casottino denominato da Matteo, ma noto come da Sabatin. Conosciuto da tutti per questo nome, che deriva? Dal nonno di Matteo, che era sempre pescatore, una famiglia di pescatori, poi c'era il babbo e Sabatin, la vela, diciamo, perché ogni poi marinaio c'ha la sua vela, e Pietrin de la Mora. E tutte le mattine siete presenti qua? Tutte le mattine, dal lunedì alla domenica, abbiamo il pescato giornaliero, lo puliamo anche il pesce, e dalle 7.30 alle 12.30 indicativamente. Faccio un servizio in più, abbiamo una lista broadcast dove io ho inserito tutti i miei clienti e alla mattina gli mando il video con il pescato, i prezzi, loro mi fanno l'ordine da casa comodamente, quindi possono arrivare anche a mezzogiorno, hanno già tutto pronto. E pesce fresco assicurato? Pesce fresco, sì, pesce fresco, di giornata, ovviamente in base al periodo, quindi non è che c'è sempre tutto, perché insomma seguiamo la stagionalità del pesce. Anche lei a comprare il pesce? Sì, c'è un ristorante, solo canocchio. E basta. Che cosa ci farà? E penso l'estate con la salsa prezzemolata. Quali piatti vanno per la maggiore in questo periodo, visto che lei è un ristorante? Antipasti piuttosto che secondi? Più antipasti, perché è un po' più estivo e ho iniziato anche a fare il brodetto io. Lei è di Fano? Sì. Viene spesso qua al porto a comprare pesce? Sì. Che cosa ci farà? Oggi c'è un po' di nocchie, non so, adesso vediamo cosa c'è. Che c'è, sono venuto tardi stamattina. Buongiorno, che pesce acquistate stamattina? Pannocchie, canocchie e la razza prendiamo. Cosa ci farete? Un bel sughetto? Il brodetto. Di dov'è lei? Gubbio. Ed è qua a Fano per quale motivo? In vacanza? Un giorno di vacanza, se abbiamo la roulotte. Se lo fa anche pulire il pesce? Me lo faccio pulire se è pesce che è un po' lungo, diciamo, come gestione, se no lo faccio da sola. Lo prendo per i bambini, è sempre pesce fresco, locale, e quindi mi trovo molto bene. Le piace anche cucinare? Sì, lo cucino spesso. Lavoravo in cucina, ma in cucina dove si producono i mobili. Adesso invece la cucina è tutt'altro.